A ridere, ma che era cardinale, era un gesuita francese. E il Papa alla fine l'ha fatto cardinale. Deluba che era uno degli uomini più colti del suo secolo. Insegnava teologia a Parigi, eccetera. A un certo punto il Papa Pio X gli ha vietato di insegnare. Gli è vietato di scrivere i soggetti teologici. Però è vaccinato. Lui poteva soltanto fare lavori di carattere storico, storiografico. E lui ha fatto lavoro. Tra l'altro ha fatto un bel libro sul buddismo che io ho letto. Come siamo venuti a contatto? È uscito in Italia un suo libro su Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore era un frate calabrese del 1200. Fiore è un paesino della Sila in Calabria, relato di Gioacchino da Fiore. Dante lo mette in paradiso. E Dante lo ha reso celebre nei tempi moderni, allora era celebre, perché dice l'abate calabrese di spirito profetico dotato. E lui, anche il Bacca, ha scritto un libro e io l'ho letto e io ho scritto una lettera. Va bene, ecco, iniziata così. E gli ho detto, io non condivido la sua interpretazione di Gioacchino da Fiore. Secondo me è quest'altra la vera mente di Gioacchino da Fiore. E gli ho esposto la cosa. C'è ragioni per cui no e per cui sì. Quali sono le ragioni? Secondo Deluback e molti altri prima di lui e dopo di lui, Gioacchino da Fiore aveva scritto dei libri in cui sosteneva questa tesi: Padre, Figlio e Spirito Santo, la Chiesa del Padre, la Chiesa ebraica, Figlio, la Chiesa cristiana, verrà una terza Chiesa, la Chiesa dello Spirito Santo. Quindi l'attuale Chiesa tramonta nella Chiesa dello Spirito Santo. Va bene. Questa è la tesi che viene attribuita a questo canto. Io gli ho detto no, non è questo il pensiero di Gioacchino. Quando Gioacchino parla della Chiesa dello Spirito Santo, parla di un ordine di frati da creare che crei in seno alla Chiesa di Cristo una specie di Chiesa privilegiata, di spiriti superiori, la Chiesa dello Spirito, capito? E io ho citato proprio la frase, Ordo Spiritalis Monachorum, un ordine spirituale di frati, monacorum, non una chiesa nuova, eccetera. Tant'è vero che quando questo Gioacchino ne parlava con i papi del suo tempo, era un consigliere anche dei papi, e gli dicevano bravo, come fai a dirgli bravo a uno che dice noi i papi un giorno non ci saremo più, uno, ma poi potrebbe. Deluback mi ha risposto, una bellissima lettera, dice io non posso dire che lei ha torto, come non mi sento di dire che ho torto io, però la sua interpretazione merita di essere conosciuta.
se farò un'altra edizione del mio libro, metterò un capitolo nuovo per esporre la sua interpretazione. Aveva quasi 90 anni. È morto il libro loro. Ma così siamo rimasti. E allora ci si scriveva anche per altre cose, c'era, no? Qualche volta magari a Pasqua, a Natale, gli mandavo gli auguri in latino, no? Una frase in latino. Ero contento, dicevo, queste cose così belle le sanno fare solo gli italiani. E io magari... Poi alla fine non poteva più scrivere, lo so cosa dovesse. Allora mi faceva rispondere dal segretario, insomma. Quando hanno fatto il Concilio Vaticano II, tutte le tesi nuove, i decreti, sono tutti in base alle teorie di Delibacco. Lui che era stato messo fuori. I vescovi francesi che sono andati al congresso, al concilio, hanno dominato loro il concilio. Va bene. E siccome invece da Roma, quelli di Roma cercavano loro, a un certo momento hanno minacciato i vescovi francesi, ce ne andiamo. E loro sono rimasti. Papa Giovanni, Papa Giovanni, come si chiamava la Papa? Giovanni XXIII. E lui li conosceva questi qua, cioè da lui li ha fatti rimanere. Cioè. E tutto il concilio è stato fatto in base alle teorie di Delibacco. Una teoria fondamentale è questa. Prima del concilio si diceva: senza il battesimo cristiano non c'è salvezza, uno non si salva. Il concilio ha stabilito: non è necessario il battesimo per salvarsi. Qualunque fede religiosa si segua, purché con sincerità e con una vita morale adeguata, si consegue la salvezza. Questo è il Delibacco. Tu capisci, è un bel cambiamento, no? Era un'apertura. Lui era stato pulito, del tutto. E poi il concilio però, nel giro dei 20 anni è cambiata la cosa. Era un uomo, faccio tanti begli studi, io ho a casa a Milano, ho parecchi libri suoi.